il Movimento Consumatori di Cuneo vi invita all'ascolto di Dalla parte del consumatore. In studio l'avvocato Riccardo Sartoris. Benvenuti, sono Riccardo Sartoris, presidente del Movimento Consumatori Sezione di Cuneo. Questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia per questa rubrica Dalla parte del consumatore. Oggi vorrei parlarvi di due argomenti in particolare. Uno sono i contratti di finanziamento di credito al consumo e l'altro i contratti di telefonia, ma in generale tutto ciò che non viene detto nei contratti. Allora, il primo è relativamente semplice. Tutti noi abbiamo avuto occasione di andare ad acquistare un bene di consumo, un televisore, uno stereo, un frigorifero, una lavatrice e quant'altro, e di non avere magari una disponibilità immediata o di non avere interesse a sborsare una somma di denaro piuttosto consistente immediatamente e di accedere a un piccolo finanziamento offerto dalla parte del negoziante stesso, un finanziamento senza tassi particolarmente alti, che quindi ci consente di acquistare un bene di 2-3 mila euro pagandolo in alcune rate di importo piuttosto contenuto. In questo caso bisogna fare molta attenzione, perché nell'ipotesi in cui si dovesse poi richiedere il recesso dal contratto, la risoluzione o comunque il cambio del bene perché non conforme alle caratteristiche e quindi chiedere la garanzia e quindi chiedere la sostituzione del bene o, come dicevo, la riparazione o addirittura l'annullamento, la risoluzione del contratto, il contratto di finanziamento, essendo un contratto autonomo, c'è il rischio che proceda in maniera autonoma e che quindi ci venga richiesta comunque il pagamento. Allora, per ovviare a tutto questo bisogna far sì che i contratti siano collegati, cioè che il finanziamento e il contratto di finanziamento, che come dicevo è un contratto autonomo, venga effettivamente stipulato per acquistare il bene e che quindi nel contratto di finanziamento ci siano tutti i riferimenti del contratto principale di acquisto del bene. Come fare questo? Semplicemente facendo inserire o inserendo noi a mano sul contratto, non vi preoccupate, anche se è un prestampato potete fare tutte le aggiunte nel momento della stipula, che quindi ci sia un riferimento chiaro rispetto al contratto principale. Ci sia scritto: il contratto di finanziamento è utilizzato per l'acquisto del tal bene di cui al contratto numero, e quindi vi siano tutti i riferimenti chiari senza possibilità di equivoco e senza che nessuno ci venga a dire che noi dobbiamo comunque continuare a pagare le rate del finanziamento nell'ipotesi in cui il contratto principale venga meno. Può venire meno il contratto principale, come dicevo all'inizio, perché il bene non è conforme e quindi io chieda la riparazione, e nel caso in cui la riparazione non sia possibile, a questo punto viene meno il contratto. Dico questo perché proprio ieri è venuto una persona allo sportello che ha avuto un caso un po' particolare. Ha acquistato un televisore in una nota catena di negozi di elettronica, e un televisore che tra l'altro ha un valore commerciale di 3.000 euro, 65 pollici, ultra HD e compagnia bella, lo ha portato a casa e il televisore non funzionava, nel senso si accendeva ma le immagini non venivano chiare. Lo ha riconsegnato al negoziante e il negoziante gli ha detto che era un problema di schermo, però il problema il negoziante ha detto che l'aveva provocato lui, cioè secondo il negoziante l'acquirente aveva toccato lo schermo. Essendo uno schermo molto fragile, a questo punto lo schermo si era rotto e secondo il negoziante la garanzia non poteva essere applicata. E in questo caso c'è un bel problema, perché comunque la riparazione costa 1.500-1.800 euro e voi capite che il televisore nuovo, che deve essere già riparato e non è in garanzia, secondo il negoziante costituisce un problema. A questo punto abbiamo consigliato di comunque chiedere la sostituzione, o in alternativa, se la riparazione non può essere effettuata perché ci sono quei costi e la sostituzione non viene fatta, a questo punto la risoluzione del contratto è l'ultima chance possibile per il consumatore, con la restituzione del prezzo e il blocco di questo contratto di finanziamento che è stato fatto proprio ai fini dell'acquisto. Lasciamo da parte il problema del prodotto difettoso, che secondo me è un televisore che viene sistemato in salotto e quindi soggetto poi a, diciamo,
diciamo, interventi da parte dei bambini, da parte di chi fa le pulizie, che quindi lo schermo di per sé deve essere uno schermo che deve resistere al tocco e allo spostamento, vuol dire che se un prodotto del genere non sopporta questo tipo di sollecitazioni, un prodotto difettoso, deve essere ritirato dal mercato, però questo è un altro discorso. Chiuso questo argomento, volevo parlarvi anche di un'altra questione, ciò che non viene detto o che viene detto e non viene scritto nei contratti. Altro problema, sempre nato da una conversazione con un consumatore che è venuto in associazione. Il problema è che questa signora aveva acquistato un telefono e voleva recedere dal contratto per aprirne un altro e ha chiesto al venditore di telefonia se ci fossero delle penali e ha ottenuto tutte le rassicurazioni: assolutamente no, stia tranquilla, venga pure con noi, deve solo fare così e cosà, deve solo uscire dal contratto, rientrare, è tutto a posto, le danno il telefono gratuito, è tutto a posto. Apparentemente è tutto a posto, sì. Il problema è che lei ha fatto tutto quello che il negoziante le ha detto e poi le si è ritrovata con una richiesta di penale di 350 euro. Tornata dal negoziante, questo qui si è scusato e si è quasi impegnato in proprio a restituirle questi soldi. Ora, hanno sbagliato tutti e due, ha sbagliato il negoziante a millantare una tipologia di contratto o comunque è stato superficiale nel non approfondire il caso specifico del consumatore e ha dovuto poi anche rimetterci in proprio, ed è stato anche superficiale il consumatore perché non ha approfondito lui la questione e si è fidato delle parole, che sono rimaste parole, del negoziante. Allora, io dico sempre, nel momento in cui un negoziante, un venditore e quindi un professionista, uno che lavora in un determinato campo e quindi vende i prodotti che lui commercializza e vi racconta determinate cose, fatevele mettere per iscritto. Non è assolutamente possibile ancora di questi tempi in cui c'è pubblicità ingannevole, aggressiva, in cui la gente, lo sapete bene, soprattutto nel campo telefonia e utenze in generale, c'è questa liberalizzazione, questa aggressività sul mercato volta all'accaparramento della clientela. Non è possibile ancora arrivare a fidarsi delle parole che non sono poi ritrovabili in un contratto, comunque neanche in un opuscolo, perché anche l'opuscolo stampato dalla compagnia telefonica presente in negozio che contiene determinate indicazioni, beh, in quel caso è scritto, ma non sempre viene effettivamente confermato. E dell'altro giorno una condanna ad una compagnia telefonica importante, l'H3G, per aver detto determinate cose che poi alla fine non si sono rivelate corrette. C'era una offerta cosiddetta per sempre, per cui la compagnia telefonica offriva questo servizio a particolari condizioni agevolate per sempre. Quindi in apparenza, bene, io entro, ho delle queste condizioni e ce le avrò per sempre, nessuno me le può togliere, ma in verità c'era una serie di cavilli per cui questo per sempre alla fine diventava solo per un certo tempo. Ecco, bisogna fare attenzione. Certo, è importante che l'autorità garante della concorrenza del mercato vigili, è importante che le associazioni dei consumatori controllino e sollecitino. Sì, tutto questo è molto importante, però poi nel caso specifico c'è il consumatore che rimane pizzicato in una situazione poco piacevole, ma è altrettanto importante a questo punto che siate voi consumatori a controllare, a richiedere, piuttosto ad attendere il tempo necessario per effettuare le verifiche. Certo, un contratto telefonico, una ricarica abile, insomma, non è così economicamente rilevante da doverci stare dietro tanto tempo, perché poi siamo in un periodo in cui le cose vanno fatte di fretta e non c'è il tempo per attendere, aspettare. Però quando andate a comprare un'autovettura o una casa o comunque fate un contratto importante, a maggior ragione lì dovreste avere tutto il tempo per riflettere, chiedere consigli. Noi siamo a disposizione, la nostra associazione è aperta tutti i giorni, siamo in via Carlo Emanuele III numero 34, potete contattarci, ma anche tante altre associazioni altrettanto valide, per cui chiedete, informatevi, soprattutto informatevi e chiedete che venga messo per iscritto tutto quello che vi viene offerto. Anche in un foglio a parte, in un foglio pinzato, sullo stesso contratto, purché venga firmato dalla controparte e venga quindi accettato dalle parti. Questo è assolutamente importante.
Io vi lascio, vi auguro un buon Natale, buone feste, ci rivedremo col prossimo anno, partiremo di nuovo in lancia in resta per la difesa del consumatore e vi ricordo l'indirizzo mail dallaparte.delconsumatore@yahoo.it. Mandate le mail, attenzione in questo periodo di vacanze, fate molta attenzione, voi che partite e andate magari in qualche località turistica, verificate che ci sia corrispondenza tra quello che avete acquistato su catalogo, in internet e quello che troverete sul posto, e se c'è qualcosa che non va fate le contestazioni, contestate per iscritto, fatevi rilasciare copia della vostra contestazione e poi al ritorno venite a trovarci e vi aiuteremo a recuperare i danni. Grazie a tutti. Abbiamo trasmesso Dalla parte del consumatore, un format curato dal Movimento Consumatori di Cuneo che risponde allo 0171 60 22 21.